Per giocare a settimana si disegna a terra una croce fatta di caselle di una misura adatta a farci entrare anche il giocatore con le scarpe più grandi. Ogni casella della croce corrisponde a un giorno della settimana. La casella centrale è la domenica. Lo scopo del gioco è quello di fare tutto il giro della settimana prima dei propri avversari. Allora, il primo giocatore lancia un sassolino nella prima casella, che è il lunedì. Poi dovrà percorrere tutta la settimana saltando su un piede solo, ma evitando la casella col sasso. Per cui salterà martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato. A domenica potrà fermarsi e riposare, appoggiando ambedue i piedi. Poi torna indietro, mercoledì, martedì. Senza perdere l'equilibrio dovrà recuperare il sasso lanciato sul lunedì e quindi saltar fuori evitando appunto la casella che conteneva il sasso. Ripeterà poi la stessa cosa con tutti i giorni della settimana fino ad arrivare alla domenica. Se uno sbaglia, tocca al giocatore successivo che ricomincerà il suo gioco lanciando il sassolino nella casella corrispondente al giorno della settimana dove aveva sbagliato. Quali sono i possibili errori? Tanto perdere l'equilibrio e mettere giù il secondo piede, poi toccare col piede la riga, oppure quando si lancia il sasso tocca la riga, oppure addirittura va fuori da quella casella, fuori dalla croce o in una casella sbagliata. Fatto tutto il giro e arrivati alla domenica, fatta giusta anche la domenica, in quel caso bisognerà raccogliere il sassolino senza mai potersi fermare fino a uscire, si ha il vincitore. Oppure, se ormai si è esperti in questo gioco, che a quel punto fino qui si va via veloci, ci sono le tappe successive, esercizi di Allora, con due equilibrio ginocchi e di aperti orientamento nello passo, spazio al andiamo buio. così, I diciamo. giochi vanno concordati prima. Per esempio, si decide di fare un giro tenendo il sasso su un piede, o su una spalla, o sulla testa, o su un dito, o su una mano. E si può decidere anche, ancora a livello più difficile, di fare il percorso senza poter guardare, per cui o con gli occhi chiusi o bendati o guardando che in male, alto. perché In ormai tutti gliel'ho messo questi male. casi, si fanno i passi, entrando con ambedue i piedi dentro la casella. Messo il secondo piede, si dice am. Gli altri giocatori, se sei giusto, cioè non hai toccato i bordi e il tuo sasso è ancora nella posizione dove doveva stare, ti dicono salam, altrimenti ti dicono salamon. Hai perso il turno, tocca l'altro. Vince naturalmente chi termina i livelli che si erano concordati, oppure anche chi è più avanti nel gioco alla fine del tempo a disposizione.